Cioè, se noi tutti fine primo tempo dicevamo forse il Teramo 3-0 è poco, era così. Dalle stelle alle stalle non lo condivido, dico che forse se non prendevamo quel gol come si è preso, senza dare colpi a nessuno, però l'abbiamo preso, da quel momento lì tutte le squadre forse avrebbero fatto peggio di come abbiamo fatto noi. A parità di squadre la nostra è nettamente più forte del Modena. Credo che dobbiamo pensare da domani a domenica, senza fare polemiche, senza fare niente, perché qui è tosta, ci dobbiamo salvare e ci possiamo salvare solo se stiamo tutti uniti. Oggi ho visto dei gesti che forse non apprezzo, perché i calciatori credo che hanno dato il massimo, ho visto dei tifosi dire delle parole ai calciatori. Io credo che se noi ci vogliamo salvare innanzitutto dobbiamo stare vicini tutti alla squadra, e stando tutti vicini sicuramente possiamo arrivare alla salvezza, non facendo cose che forse in questo momento non si possono fare, perché penso che se a quelle persone che forse hanno contestato quei calciatori si andava a parlare alla fine del primo tempo, loro avrebbero detto complimenti per tutto, campagna acquisti e tutto. Invece purtroppo non è così, siamo sfortunati al massimo, perché gol come quello di Sansovini sulla linea, tiri in porta, loro non hanno fatto mezzo tiro in porta. Credo che il Teramo oggi ha perso, ma non meritatamente. Quindi oggi il primo tempo ho visto una squadra, il secondo tra lo scoramento e poi la voglia di recuperare, credo che è così, è nella normalità che poi alla fine ci si sbanda un pochettino. Qualche problema in difesa però anche oggi, come ha visto per esempio l'esordio del portiere Branduani? Ma sicuramente Branduani non l'ho visto al 100%, ci può stare, ma Branduani non ha fatto una parata perché non gli è arrivato un tiro in porta. Poi quella palla che gli è capitata lì, se andiamo a vedere, l'errore parte da prima che arrivasse a Branduani, quindi è così, doveva andare così. E mi meravigliavo quando vincevamo 1-0 e ancora non prendevamo il gol. Poi dopo 3-4 gol ho detto neppure oggi sarà la giornata giusta, perché non si possono non fare determinati gol con quel pizzico di fortuna che oggi a noi manca. È arrabbiato con qualcuno il padron Campitelli? No, con nessuno. Io sono arrabbiato sicuramente con nessuno, ma bensì dobbiamo fare gruppo tutti, dal primo tifoso all'ultimo tifoso. Su questo sicuramente mi arrabbierò se non lo facciamo, perché se riusciremo a salvarci lo dobbiamo fare tutti insieme. L'ultimissima, nel prossimo turno, dal prossimo turno in poi non bisognerà più sbagliare però. Ma qua non bisogna sbagliare mai, dal prossimo turno ci vogliono i 3 punti, altrimenti credo che abbiamo fatto una buona squadra, si è vista fin quando noi abbiamo giocato non alla pari, di più, perché quando siamo rientrati nel secondo tempo si è visto che c'era una sola squadra che stava in mezzo al campo, che giocava a calcio, e tutto il resto era il Teramo. Poi abbiamo preso quel gol che secondo me se lo ripetiamo 1000 volte non ne potremmo ripetere e prendere un gol di quel tipo. Doveva succedere così. Sicuramente Branduani, oggi stiamo parlando di un portiere che ha fatto delle partite di Serie B, l'anno scorso ha giocato 27 partite di Serie C, c'ha tanta esperienza, quindi doveva andare così, punto. Un campo pessimo, dobbiamo anche dire che ho visto un gran bel centrocampo, che ho visto un Sansovini in grande spolvero, che domenica ci saranno altre punte vicino a Sansovini, quindi sono tutte cose. Però a proposito, chi arriverà nelle ultime ore del mercato? Ma credo che le persone che arriveranno dobbiamo dirgli grazie, perché con una classifica di questo genere e vengono giocatori credo importanti, questi credono in questa squadra, credono in questa società, e quindi li dobbiamo aiutare tutti, altrimenti ci sciogliamo tutti dentro a un acido, tutti morti, e alla fine il Teramo andrà in Serie D.